La statua della Maddalena, risalente alla metà del 400, osserva ancora per un istante i visitatori della chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio, di proprietà del Fondo Edifici di Culto. L'opera lignea, che alcuni attribuiscono a Francesco Laurana, altri a un autore di ambito nordico, è stata movimentata dal suo basamento nella Cappella delle Reliquie e trasportata, insieme ai busti posti sull'altare, in una sala adibita al laboratorio. Qui sarà sottoposta a un intervento di messa in sicurezza e consolidamento a cura della Soprintendenza Speciale di Roma, per riparare i danni provocati al legno dall'attacco dei tarli. La statua di Santa Maria Maddalena, la statua lignea che è conservata in questa chiesa, come spesso le leggende che accompagnano anche altre statue similari, si dice sia arrivata galleggiando. E il tema dell'acqua è sempre un tema molto significativo perché dove c'è culto c'è acqua e l'acqua ha sempre qualcosa, un dettaglio di ordine anche benefico. È una statua, dicevo, molto bella e anche ricca, se vogliamo, anche di simbologie: i capelli lunghi, il manto rosso, il vasetto classico che la individua come la Maddalena, perché le Maddalene sono mirofore, che in greco vuol dire portatrici di mirra. La scultura è una delle poche testimonianze della primitiva chiesa della Maddalena, che assunse la sua veste attuale nella prima metà del Settecento dopo gli interventi voluti dai padri Camilliani e che è attualmente oggetto di una serie di restauri che non interferiscono con il suo rapporto secolare con la zona circostante. Porto soltanto un aneddoto molto singolare. Uscendo dalla nostra chiesa e guardando la piazzetta della Maddalena, sul lato sinistro della piazza c'è un'edicola molto bella che i più confondono essere un'edicola della Madonna, invece no. C'è un bellissimo affresco della Maddalena e sotto nel cartiglio c'è scritto, traducendo dal latino, come le lacrime della Maddalena sono state balsamo per i piedi di Cristo, così le nostre medicine saranno balsamo per i malati. Probabilmente sotto c'era una farmacia. La statua della Maddalena tornerà al suo posto entro l'estate. Ammirarla sarà l'occasione per scoprire gli altri tesori custoditi in questo raro gioiello di rococò romano, a due passi dal Pantheon.